Che la cosa più positiva è proprio di questo, no? Che fra le priorità che sono state identificate, diciamo, nei punti programmatici, emerge con chiarezza il tema dell'export e dell'internazionalizzazione. Noi ne siamo ovviamente felicissimi, perché è quello di cui abbiamo sostenuto la necessità per molto molto tempo, devo dire sempre avendo, diciamo, supporto in generale dai governi anche precedenti, ma continuiamo a credere che le politiche di supporto all'export e all'internazionalizzazione debbano essere, diciamo, un pochettino la stella polare di qualsiasi governo, perché è solo lì che si può continuare a coltivare la crescita delle aziende italiane sui mercati internazionali e della nostra economia. E poi ci sembra che si torni a parlare molto di investimenti, e credo che questo sia un fattore estremamente importante, così come non possiamo non riconoscere il fatto che, senza voler fare giudizi di sorta, ma comunque sia un contesto di maggiore serenità sui mercati, non fa altro che portare, diciamo, anche maggiore tranquillità sulla possibilità di finanziare gli investimenti. Gli investimenti sono fondamentali per la crescita del paese e sono fondamentali affinché le imprese italiane possano continuare a essere sempre più competitive sui nuovi mercati. Quindi, ripeto, il fatto che si parli di export e di internazionalizzazione di investimenti è già di per sé un segnale estremamente positivo, così come lo è la maggiore serenità che si sta percependo sui mercati in questi giorni.